Basta d'ora. Vabbè, tanto. Se dobbiamo fare. Scusatemi un attimo, signori. Scusatemi. Prego. Sì, ma gratuita, libera e che ringraziamo per questo suo operato. Noi abbiamo incontrato il sindaco, Teresa. E soprattutto questi signori vengono prevalentemente dal comune di Piano di Sorrento, dove c'è ugualmente il San Michele, patrono della città. Lo sapevo. E abbiamo un soffitto ligneo che abbiamo appena decorato. Occhio al cielo, ragazzi. Sì. Guardate però la differenza. Questo qui è molto più elaborato. Sì. C'è una maggiore ricchezza, c'è una diversa rappresentazione. Prego, dottoressa, grazie. Niente, mi sentite tutti? Ok, allora, benvenuti, ci troviamo nell'abbazia di San Michele Arcangelo, che è il luogo di culto più antico dell'isola di Procida, infatti risale alla... Non si sente? Lei, la signora mi dice di scendere, lei mi dice di salire, non so cosa devo fare. Facciamo così, provo a fare così, tipo predica, va bene? Siete molti, quindi non sono abituata con tutte queste persone. Allora, dunque, l'abbazia risale all'anno 1000, ora ci sentiamo, credo, 1026 precisamente, quando qui c'era un piccolo tempietto dedicato a Sant'Angelo. Poi, a partire dal 1200, viene trasformato in monastero benedettino e rimane tale fino alla seconda metà del 1400, quando i monaci furono costretti ad abbandonare Procida perché la ritenevano poco sicura a causa delle incursioni dei pirati saraceni che si ripetevano spesso fino alla seconda metà del 1500. Dunque, l'abbazia poi è molto ricca, come vedete, di opere d'arte delle più varie epoche. Il pavimento in cotto napoletano e maioliche, che sono purtroppo consumate nei luoghi di passaggio. L'altare è in marmi policromi del 1700, l'altare maggiore, ma la chiesa consta di ben 17 altarini. La pianta è a croce latina irregolare, come vedete le cappelle sono solo sul lato alla mia destra, che è quello che dà verso il borgo, verso il centro abitato, laddove la navata sinistra è priva di cappelle poiché siamo a strapiombo sul mare. E infatti siamo sul punto più alto dell'isola, a 91 metri, ed è per questo che Terra Murata è stata il primo centro abitato, qui ci sono le prime abitazioni. Gli abitanti preferivano ovviamente mettersi su un'altura di modo che potessero osservare da lontano le imbarcazioni dei pirati saraceni se e quando invadevano l'isola e così da nascondersi in tempo. Alle mie spalle c'è un sopra il coro a semicerchio in noce scuro, ci sono quattro dipinti di scuola napoletana datati 1690 e del pittore Nicola Russo, allievo di Luca Giordano. Il più significativo dei quattro dipinti è questo che vi indico, che rappresenta appunto il cosiddetto miracolo di San Michele. Vedete, diciamo, è emblematico perché c'è San Michele che appare nei cieli di Procida, invocato dai procidani, l'8 maggio 1535, e scaccia definitivamente le imbarcazioni saracene che stanno per approdare a Marina Grande, si vede per una murata sull'Acropoli e poi ischia alle spalle di Procida. Quindi, dopo questo episodio, San Michele è proclamato patrono, celebrato l'8 maggio e poi tra qualche giorno anche il 29 settembre con gli arcangeli. In realtà la particolarità di questa abbazia è che siamo sul primo cimitero dell'isola. Lungo il percorso noterete numerose botole marmoree, che erano botole di sepoltura, sia davanti all'altare maggiore che nella navata centrale, ma un po' dappertutto. Queste botole erano dedicate alla sepoltura solo delle persone benestanti che potevano permettersi di pagare un contributo alla chiesa, un contributo in denaro, per avere un particolare trattamento che era, come diciamo, a Napoli e dintorni, quello della cosiddetta scolatura.
Quindi si mettevano letteralmente a scolare i corpi dei defunti appesi a testa in giù in queste botole che dovete immaginare scendono verticalmente nel tufo sottostante. Quindi nel giro di un paio di mesi erano messi a scolare, perdevano tutti i liquidi corporei, così essiccati, venivano profumati, oleati, una specie di mummificazione e rimessi qui sotto. Alla mia destra botola dedicata ai confratelli bianchi, alla confraternita dei bianchi, alla mia sinistra quella dei turchini. Nella navata centrale, quello che sembra un decoro, era la botola più grande, dedicata ai prelati, ovviamente. E tutti gli altri, stragrande maggioranza della popolazione, non avevano diritto a questo trattamento, erano gettati semplicemente nella fossa comune qui in Abbazia. Poi Napoleone Bonaparte, nel 1804, con l'editto di Saint-Cloud, chiude le botole, ma in generale chiude i cimiteri, nei luoghi, nelle chiese, li sposta all'esterno delle mura cittadine. Anche qui, quindi, vengono chiuse le botole, seppur nel 1837 soltanto, quindi con un po' di ritardo. Ora, parlando d'altro, lì c'è il soffitto a cassettoni, come diceva prima il signore, un soffitto di epoca barocca, in legno di cedro ed oro zecchino. Il soffitto fu commissionato per l'abbazia dal cardinale napoletano Antonio Pignatelli, che poi divenne papa Innocenzo XII. Ai quattro angoli del soffitto c'è lo stemma dei Pignatelli, con le tre pignatte, dopo passandoci vicino lo vedrete meglio, e la tiara papale al di sopra, mentre al centro c'è un dipinto fonte di molte controversie, perché attribuito erroneamente a Luca Giordano per secoli, fino a 15 anni fa. Questo perché in basso a sinistra c'è una sigla LG 1699, è di scuola napoletana, quindi forse si è anche sperato così Luca Giordano. Poi è stato trovato un mandato di pagamento all'archivio storico del Banco di Napoli che era indirizzato a un tale di nome Luigi Garzi, un pittore minore, coevo di Luca Giordano, che aveva anche per ironia della sorte le sue stesse iniziali e quindi si è scoperto che era l'effettivo autore. Lì invece, non tutti possono vederla, ma uscendo magari sì, c'è la statua di San Michele Arcangelo, però vabbè, magari ve la faccio vedere all'uscita quando tutti potete passarci accanto. Se ora mi seguite da questa parte, vi faccio vedere le cappelle laterali invece. Alcuni restauri sono qui. Un primo, lo potete vedere, è un trittico atipico perché è orizzontale e non verticale, di autori ignoti, di inizio 1700. Le tre scene bibliche non hanno nessuna una con l'altra, erano tre brandelli di dipinti presumibilmente danneggiati e rimessi assieme a formarne un unicum. Al centro c'è la disputa del Santissimo Sacramento, sopra c'è l'assunzione al cielo e in basso c'è l'ultima cena. Lo vedete in bacheca come era prima e come ora è seguito di restauro. Stessa sorte non è toccata agli altri due, purtroppo. Le contorelle di Sant'Anna. Come dicevo, le cappelle sono state edificate a partire dal 1800. La prima è dedicata alla Madonna di Lourdes, che è stata avuta dai tre scapoli crocitati, il segno di devozione dell'Immacolata, è interamente incarnata in San Paolo di Città. E poi le stesse sono quelle di Mondo, come dire, una ragione personale, fotografie e altri prodotti. Restaurata nel 94 e è il dipinto più antico che abbiamo qui in Abbazia, anche se purtroppo come molte opere di autori ignoti anche questo, ed è rappresentata la Madonna dormiente al centro con gli apostoli, San Pietro che forma con la sua sagoma una sorta di triangolo e in alto l'Assunzione al cielo. Piccola particolarità, alla base ci sono due sante martiri avulse dalla scena che sono Sant'Agata sulla sinistra e Santa Barbara sulla destra, ognuna con il simbolo del proprio martirio, quindi le tenaglie di Sant'Agata e la torre di Santa Barbara. Perché parla in due occasioni, il 29 settembre, quando San Michele era celebrato con gli arcangeli, e l'8 maggio, data dell'apparizione. Sulla strada che sempre caratterizza San Michele c'è questa descrizione latina, il cui significato è un'invocazione, cioè difendici durante la battaglia, ed è anche presente alla città ora che direte se ci fate capo. Spada e bilancia, simbolo di forza e simbolo di giustizia. Sotto i piedi, simbolo del demonio, che è un animale, quasi sempre, tranne sull'altare maggiore dove ha assolutamente un animale, probabilmente ricorda i saraceni. Detto questo io concludo, grazie mille.